Ok. Fuoco. Ok, pantamima, pianti, armadio, tre punti. Sta qui non muovere. Gatto, Vanessa, fuori. Ok, medico, va bene. Effetto straordinario. Ok. È così. E questo è seconda parte. Seconda parte di nostra presentazione. Seconda parte di nostra presentazione. Praticamente io metto qui lavoro con oggetto. E voi deve dirmi che manco lavoro. Che manco lavoro, Vanessa? Parlo veloce. Esercizio. E tutti che manco lavoro fa esercizio. E anche qui noi facciamo qui come? Sì, noi iniziamo seconda parte e qui a seconda parte noi facciamo opera duetto e finale corsa per la vita. Finale corso per la vita e dopo così facciamo nostra poesia, che significa tutti devo creare piccole poesie per domani in tasca, la musica e un momento romantico con poesia vostra. Finale bello. E anche tutti fa vostro lavoro con l'oggetto in maniera giusta e partecipano a tutti gli esercizi. Mi piace, non mi piace, paura, primo, parlo veloce, e questo secondo, sì, parlo veloce, questo secondo, esercizio, terzo esercizio, noi facciamo che cosa? Terzo esercizio, possibile anche creare un terzo esercizio. Creare un terzo esercizio. Facciamo un altro esercizio che è possibile utilizzare. Chi manca lavoro? Vanessa? Con Davide? O Davide, tu sai fare qualcosa? Non lo so, dipende dal fuoco. Ah, tu sei fa fuoco, o noi fuoco, scusi, che cosa noi fa con fuoco? No, fuoco fuori o fuoco sì? No, fuoco fuori. Fuoco fuori, perché qui è un dubbio, non tanto forte finale qui. Ok, medico sì, possibile fare un altro esercizio? Ok, chi manca lavoro? Davide, Vanessa, vieni qui. Pam param pom 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 pom. Tutti altri, corso per la vita, struttura, anche voglio vedere short and stupid dance, semicerchio, semicerchio perfetto, tac 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 tac. Hmm.
Chi manco tu sei, sì? Piccolo tua cosa. Ta ta ra ta ta ra ta 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 ra ta ta. No, solo da qua all'ultima volta. La corsa per la vita. Ah no, il semicerchio perfetto. Semicerchio perfetto per questo. Questo sì. Davide, qui. Sì. Ok, guarda. Okay. Facciamo questo esercizio. Ok. Due incontriamo. Ciao. Ciao. Guardami. Io qua una replica a pubblico. Facciamo questo. Sì. Guarda, lei dice ciao come in maniera come io sono straniero, possibilmente devo articolare male. Dici, ciao! E tu sei ora, guarda il pubblico, e così, guarda. Lui dice ciao come io sono sorda, possibilmente lui non capisce, no, ciao! No? Sempre dopo ciao replica che cosa tu pensi e vuoi improvvisare un dialogo che cosa tu pensi cosa e penso. Che cosa tu devi dire a lei. Okay. Chiaro così facciamo questo ragazzi un momento scusi questo esercizio che significa che significa questo una a parte in pubblico a parte come in questo momento in commedia molto quando noi parliamo io volevo fare così e ne facciamo per... no dottor pom. E lui in questo momento dice che cosa è questo è un dialogo due persone incontrare facciamo così proviamo però la prima volta ci salutiamo sì salutiamo secondo sì aperto ok. Avanti, vediamo come questo. Ciao. Ciao. Mi dice ciao come se fossi straniero. Forse ho sbagliato qualcosa, te lo ripeto. Ciao. Mi dice ciao, ma io l'ho già sentito, ho già detto ciao, vero? Ciao. Perché me l'hai ripetuto di nuovo? Forse pensa che sono sordo? Glielo dimostro. Ciao. Ridice un'altra volta ciao, ma conosce solo questa parola. Ciao. No. Adesso la situazione si fa decisamente imbarazzante. Chiaro questo? Improvvisare un dialogo. Non necessario, straniero, questo so. Sì, io dico così, però... sì. Io, mi piace, possibilmente mi piace a me, di rimanere in maniera più... Ciao! Diverso tipo di... pensieri, chiedevo. Solo una cosa è formale qui così. Ciao, ta, con un po' così. E dopo così qui. Ta-ra-ra-ra-la. E sempre guardo a spazio vuoto. Sì, a spazio vuoto, come lei qui. Non proseguire, anche tu sei, non proseguire da lui. Come no. Sono bloccato. Sì, come tu sei, sì, ciao. Come stop cadere, come stop. E dopo che, ciao. Sì, è così. È un buon esercizio, è possibile improvvisare tutto questa cosa, fermo io. Sì, ok. Semicerchio, la musica, facciamo la musica, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. E dopo così, sì, volevo capire che cosa è. Ok, pronti? Tu.
no. Ok. Per sentire una canzone con no. Ed averti solamente no. Guarda. Tararam tararam tam tam tarai ra 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 ra. Per sentire un cantante. In caso tu sei non sicuro, un'altra persona cambia posto, ma devo proseguire per questo. Ok? Per sentire una canzone con te. Uno. Tre. Quattro. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo nascosto caffè. No, questo non è ballo. E dove i movimenti? Dove un ballo? Dove un questo è, devo creare short and stupid dance. Qui no. No, accettabile così. Fuori di servizio, per piacere, fai così. Ehi, ragazzi. Per sentire una canzone con te. Guardami. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che dà tanta musica per noi suonerà. Con Sinatra, Gian Verde, Frankie, Lenny, dove stai? Ogni cuore sognerà. Jukebox è una magica invenzione. Jukebox, pochi soldi, una canzone. Jukebox, un gettone da felicità. Per sentire una canzone trompare ed averti solamente per me. Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè. Per sentire una canzone con te. Thank you.
Tutti insieme. Sì, vieni qui. Ok. Ah, non è pronto, cara Ilaria. Io penso questo pronto. Dico, sì, sì, sì. Non è pronto. Non tutti avere un ballo, un movimento giusti e non in tempo vieni così, tac, 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 tac. Questo anche non ne funziona. Ok, è questo che noi devo fare stasera.